Che tu sei fatto da solo? E certo, chi vuoi che te lo faccio? E da Pescolocchiano con due amici che abbiamo incontrati on the road. Tu ti chiami? Io Giovanni. E tu? Benedetto. Benedetto, Benedetto, guarda che bel bastone che c'ha il nostro amico. Dai, fallo un po' vedere, guarda, Se lui te lo dico qui su. Se compra Giovanni e lui va solo. Guarda che aquiletta. E chi te l'ha fatto sto bastone? E questo l'ha fatto Madre Natura e io l'ho trovato. Questo stava a sto modo, viveva così. Io ho tagliato da una parte, poi ho tagliato dall'altra e poi l'ho girato. L'hai? Poi gli ho creato queste grazie così. Il viso, ho creato aspetta cosa, però pure. Se io voglio pure le ali. Che spettacolo, che spettacolo! È il tuo bastone inseparabile. È il mio bastone. E vabbè, quello che ti fa girare il mondo, dai. No, giro pure con gli altri, io c'ero pure gli altri. Senti, per concludere, un attimo, Benedetto, qui c'è un posto più bello dell'altro, qui ci abbiamo girando per Pescolocchiano. Insomma, ma cosa si può fare per valorizzare fino in fondo questo territorio e non solo per la Sagra della Castagna? Ammiro sta domanda. Domandere agli politici. E noi lo domanderemo ai politici. Io qualcosa. Vai, dimmi. Ci sono le grotte di Valdevari, per esempio, che sono state sistemate, messe a posto per visitare, per tutto, e non c'era nessuno. Le grotte di Valdevari. Dopo le grotte di Valdevari ci sono i mulini, abbandonati i mulini, tipo quelli del Salento lì. Sì. Mulini abbandonati. Hanno funzionato fino al 70, gli anni 70 funzionavano, ora sono abbandonati. Ci stanno per esempio tra Civitella, Nece e Pescolocchiano, la città antica prima di Roma. Ah. Prima di Roma ci stanno i resti antichi. E mure, tutti i muri in testimonianza stanno là e insomma ci stanno da visitare, da migliorare, da vedere, però sono abbandonati, stanno in mezzo ai boschi, ecco che ci sta da migliorare un po' il turismo, però quasi l'agriturismo da una parte e dall'altra e dare una specie di aiuto a stipularci, qui erano tutti, non erano né contadini e quasi contadini, erano allevatori, al bestiame sono stato bravo, capito? Ecco che ci sarebbe da fare, da migliorare nel senso delle... E insomma dai, c'è da fare, si può fare. Senti, tu di che anno sei? Il 1953. Del 1953, quindi ne hai viste tante di cose. Però se dovessi tu rivolgerti ai politici, che cosa gli chiederesti in questo momento? In questo momento direi di fare una passeggiata e venire a vedere la nostra Valle del Cicolano e vedere come ha migliorato Mussolini facendo il lago, che vengono tutti a attingere qui a quell'acqua per spegnere gli incendi. Mussolini ci ha pensato e loro non ci pensano per niente e siamo a due passi da Roma. E insomma dai ragazzi, diamoci da fare e facciamo rivedere questo bastone. Dai, si può volare, si può.